Sete! 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 Smettila di lamentarti, Pennuto! Hai bevuto 2 giorni fa! Tre giorni! Va bene, come vuoi! C'è un lago più avanti, atterriamo lì! Il più veloce! Sete! Sete! So, questo è il mio lago! Se volete bere, prima dovrete battermi in una gara di corsa e poi potrete bere un po' di acqua. Ok, andiamo a cercare un altro lago. Andate pure, tanti auguri. Il prossimo lago è molto lontano da qui. Ci vorranno 2 giorni di viaggio. Ascolta, ma Filin non resisterà così a lungo? Ehi tu, piede lesto! Fin dove dobbiamo correre? Non molto lontano, solo fino a quella roccia. D'accordo. Ma prima dovremo fare un po' di stretching. Seguitemi. Fantastico, farò come voi. Anche io devo fare stretching. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Tasman, come facciamo a batterlo? Gli tenderemo una trappola. E tu, testa piumata, non muoverti da questo punto. Ci farai da palo. Ehi, ehi, ehi! Fermi qui! Il lago Asaiara è tutto mio! Se volete l'acqua, dovrete gareggiare con me! E dovrete vincere! Ma che strana regola è mai questa? Molto probabilmente è un'usanza locale! Se riuscirete a battermi, potrete prendere l'acqua! Affare fatto! Leo, vai tu! Nessuno può batterti! Lasciami indovinare! Anche tu devi fare stretching! Ho sentito che avete in programma di correre contro il ghepardo. Ho proprio sentito bene. Sì, ma prima facciamo un po' di stretching. Sapete, molte creature hanno tentato di batterlo in passato, ma nessuna ci è mai riuscita. Nemmeno io. Ma tu sei una tartaruga. Il ghepardo è come Leo e me. Siamo felini veloci. È vero, i leopardi sono molto veloci, ma i ghepardi lo sono di più. Più veloci di Leo. Anche più veloci di un fulmine. Ascoltate bene la leggenda e capirete perché. Tanto tempo fa, in Africa, c'era un ghepardo presuntuoso. Amava vantarsi di poter correre più veloce di ogni altra creatura. Un giorno sfidò tutti a gareggiare contro di lui e finì per batterli. L'ippopotamo notò che il ghepardo correva veloce, ma che si stancava molto in fretta. Così all'ippopotamo venne un'idea. All'alba avrebbe sfidato il ghepardo a correre fino alla grande roccia. Ma l'ippopotamo aveva un asso nella manica. Aveva chiesto all'elefante di spostare la roccia più lontano, vicino al fiume. A quel punto, quando iniziò la corsa, il ghepardo corse veloce fino a dove si trovava la roccia prima di essere spostata. Invece l'ippopotamo arrivò più lontano, fino alla roccia, insegnando al ghepardo che vantarsi è sbagliato. Quindi possiamo battere il ghepardo se corriamo più lontano di quanto sia abituato? Perfetto! 1, 2, 3, stretching! Allora, sei pronto a correre adesso? Ascolta, ghepardo, si dice che nessuno in Africa sia più veloce di te. Certo che è così! Che cos'altro ti aspettavi? Allora propongo di fare una corsa più lunga. Facciamo una gara di resistenza. Gara di resistenza? Mi piace quest'idea! Spiegami tutto! Superiamo la roccia fino all'albero di Baobab. Chi vincerà diventerà il proprietario del lago. Diventerà proprietario del lago? Beh... Qual è il problema, ghepardo? Hai forse paura? Ok, va bene. Sì, farò la gara di resistenza. Ma sarò io a scegliere chi correrà contro di me. E credo che sceglierò... lui! Hai scelto Cuba? Si correrà fino all'albero di Baobab più lontano. Alla fine, chiunque riuscirà a battere il ghepardo diventerà il proprietario assoluto del lago! Noi sappiamo che lì non sono state piazzate trappole.
Ehi, Melky, va a correre con loro. Spike e io andiamo a piazzare qualche nuova trappola. E ci assicureremo che arrivi per primo. Tutto chiaro? Oh. Ehi, Melky! Vuoi partecipare anche tu alla corsa? Va bene, ridi pure. Presto il lago sarà nostro! Oh, ma guardateli! Un cinghialotto paffuto, un cucciolo di martora! Oh, mi è venuta un'idea! E se si unisse a noi anche una tartaruga? Aspetta un momento! Non avevo ancora finito di correre l'ultima gara! Ehi, ehi, ehi! Siete! Non si beve! Nessuno beve nel mio lago! Mi avete sentito? Vincerò io! Andate via! Ai vostri posti! Pronti, partenza? Via! Nessuno mi può battere! Sì! Woohoo! Oggi stabilirò il mio nuovo record! E finalmente l'ultima trappola è piazzata! Finiranno dritti nella nostra prima trappola! Ma Melky come fa a sapere dove sono le nuove trappole? Succede? Forza, Ghepardo, tu sei il più veloce! Oh, sono così stanco! Oh, ehi, che è successo? Perché si è fatto buio? Sono troppo stanco! Mi serve una pausa! Non ce la faccio! No! Non posso perdere contro questo cinghialotto paffuto! Qualcuno mi aiuti! Fatemi scendere da qui! Ehi! Dove stai andando? Fermo! Sono io il più veloce! Sei il nostro campione! Cuba! 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 Da questo momento in poi il lago Azaiara è tutto tuo! Il lago è tutto tuo! Cuba! Cuba ha detto che condividerà con noi il lago. Adesso appartiene a tutti noi. Evviva! Acqua! Sete! Ho bisogno di acqua! Acqua! Non sai perdere per caso? Ma che problema hai? Sei un ingordo! Il lago non è più tuo! Adesso basta! Ricordate che dovete sempre trattare il prossimo nello stesso modo in cui vorreste essere trattati voi. È con piacere che dichiaro ufficialmente il lago Azaiara aperto a tutti. Sete! Vi chiedo scusa. Vergognati! Vergognati di essere stato ingordo! Vi do la mia parola che non sarò mai più ingordo e che non mi vanterò. Cuba, ascolta, mi dispiace di aver riso di te. Sei davvero forte e sei un grande corridore. Cuba ha detto che ti perdona. È un bravo cinghiale. Ci vediamo, amico. Tornate a trovarci presto. Il lago Azaiara sarà sempre pieno d'acqua per dei cari amici come voi! E potrete correre insieme a me! Arrivederci a tutti! Qualcuno mi aiuti! Fatemi scendere!
Eccolo, finalmente lo abbiamo trovato. Che aspetti allora? Spike, tiralo giù. Fammi scendere, sbrigati. Ah, quante storie. Tasman, aiuto! Questo è troppo! Siete caduti nella vostra stessa trappola! No! Anche tu sei caduto nella tua stessa trappola! Chiudi quella boccaccia! Devo pensare a come scendere! Philly! Philly! Aiuto, testa piumata! Vola subito qui e salvaci! Philly! La cosa più preziosa. Tig! Stai ancora dormendo? Esci fuori! Boom! No, non sto dormendo. Sono sveglio da un pezzo. Beh, sei pronto per la nostra gara? Per la nostra gara? Beh, certo, sono pronto, almeno credo. Allora, in questo caso, ti sfido a chi arriva primo. Ehi, aspetta! Non è giusto! Si deve dire ai vostri posti, pronti, partenza, via! Wow! Ti ho battuto! Leo, non è giusto, perché tu hai le zampe più lunghe. Oh, andiamo, Tig! Le zampe non hanno a che fare con questo. Ti devi solo allenare più spesso. Io mi sono allenato. L'altra settimana due volte. Fate silenzio, voi due. Basta così, cuccioli. Non dovreste litigare, a meno che non vogliate che vi capiti la stessa cosa che è capitata al Martin Pescatore e al Gufo. Cosa gli è capitato? Tanto tempo fa, quando il grande cedro era soltanto un piccolo minuscolo seme, c'erano due uccelli che vivevano nella foresta, due buoni amici, il Martin Pescatore dalla gola bianca e il Gufo. I due erano inseparabili, facevano tutto insieme e si aiutavano sempre a vicenda. Ma poi un giorno il Martin Pescatore vide il suo riflesso e diventò arrogante. Cominciò a vantarsi. «Guarda le mie piume meravigliose! Sono così bello e colorato! E tu sei solamente grigio!» Questo ferì i sentimenti del Gufo. Così volò via lontano nel bosco selvaggio. Cosa? Nel bosco selvaggio? Vuoi dire il bosco selvaggio in cui non si deve giocare? E dal quale stare lontani? Esatto, proprio quello. Abbandonato dal suo amico, il Martin Pescatore divenne triste. E così decise di trovare il Gufo e scusarsi per tutte le cose che aveva detto. Il Martin Pescatore volò fino alla cascata grigia e le chiese sentitamente: «Ti prego, aiutami! Mostrami come trovare il mio amico!» La cascata acconsentì ad aiutare il Martin Pescatore, ma solo in cambio del suo piumaggio lucente e colorato. Il Martin Pescatore scoppiò in lacrime. «Questa è la cosa più preziosa che ho!» Ciò nonostante, diede via le sue piume lucenti e colorate e riebbe indietro il suo amico. E all'improvviso capì che si sbagliava. La cosa più preziosa era in realtà... Leo! Tig! Vi stavo cercando! Sbrigatevi, la gara sta per cominciare! Mi stanno aspettando tutti! Oh, Mappa Pendiga! Come stai? La gara! Wow, è vero! Tig, ce ne eravamo completamente dimenticati! Sì. Dai, andiamo! Che la gara abbia inizio adesso! E voi! Si comincia! Grande! Si va! I partecipanti correranno lungo il percorso della foresta, intorno alla gigantesca collina, e torneranno esattamente qui. I nostri corridori, il nostro Tig, Cuba, Mila e il vincitore di ben 3 competizioni, Leo! Evviva! Siete tutti pronti?
ai vostri posti, tutti pronti? Via! Che forza, Tig! Stai andando bene! Non è ancora deciso niente. Vedremo chi arriverà primo. Tig! Sto bene! Bravi! Fantastica gara! Eccezionali! Bravo, Tig! Tig è arrivato primo! Ho vinto! Grande Tig! È davvero grandioso! Congratulazioni! Questa grazie è la tua corona! Non è possibile, non è giusto! Tig, diglielo! Yuhuu! È fantastico! Yuhuu! Andiamo, questo è imbrogliare! È fantastico essere il vincitore! Non è giusto! Dai, non arrabbiarti, Leo! Se non fosse stato per la scorciatoia, avrei vinto io! O magari avrei vinto io. Su, calmati ora. È solo una gara. Non è giusto. Tu non capisci. Hai vinto molte volte. E io invece non vinco mai. E se lasciassi a me la vittoria? Aiutatemi! Leo, che è stato? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Credo provenga da là. Aiutatemi! Dal bosco selvaggio. Aiutatemi! Qualcuno! Non posso più andare avanti. Mi serve una pausa. Tig, non c'è tempo per una pausa. Forza, campione! Andiamo! Ma non sono un campione. Sei tu il vincitore. Tig, credimi, questo non è il momento. Dobbiamo salvare quel povero coniglio. No, non ci riesco, Leo. Va bene, gli corro dietro io. E tu vai a cercare aiuto. Ti salverò io, tranquillo! Mammina! Ho tanta paura! Oh no! È davvero altissimo! Voglio la mia mammina! Non possiamo saltare fuori! Aiutami, ti prego! Non puoi fare qualcosa! Non piangere! I miei amici verranno ad aiutarci. Mammina! Andrà tutto bene, te lo prometto. Leo! 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 Siamo qui! Leo! Siamo noi! Leo! Dove sei? Non vi preoccupate, lo troveremo costi quel che costi. Cosa porto a fare questa corona? Non è giusto. Leo è il vero vincitore. Vi ho mentito. Oh, wow! Guardate, è proprio come in quella storia! Forza, andiamo! Da questa parte, seguitemi! Voglio la mia mammina! Non avere paura! Il mio amico Tig arriverà presto e porterà i soccorsi! Usciremo da qui! Wow! Guarda, l'arcobaleno! L'arcobaleno! Incredibile! Leo! Che meraviglioso arcobaleno! Leo! Tig, Tig, è siamo qua giù nel burrone! Sorprendente! Lui è Tig, ce l'ha fatta! È fantastico, e vai! Leo, ti ho trovato!
e ho detto a tutti la verità, che sei tu il vincitore. Ti prego, perdonami. Oh, Tig, lascia perdere ora. È tutto a posto. Ma portaci fuori da qui. Arrampicatevi, ma fate attenzione. Leo! Tig! Dammi il 5. Allora, di chi è questa? Di Leo. No, questa corona è di Tig. Allora, Tig, il primo che arriva al vecchio cedro è il vincitore. Solo un secondo. Mi devo... allenare. Ok, arriverò decisamente primo. Meglio se corri. Va avanti, io ti aspetto all'arrivo. Non credo proprio.